Allora, eccoci qua, ci ha raggiunti Carlo Cottarelli, lo conoscete tutti, è il presidente dell'Osservatorio dei Conti Pubblici, ma insomma conosce bene anche quelli privati, parlavamo di tutto il problema delle famiglie adesso noi Cottarelli. Oggi non ha portato il trolley, quindi credo che sia in area di stabilità. Per un po', stabilità per un po', ecco. Ah, ecco, c'era sempre pronto il trolley Cottarelli, non preoccupatevi. Allora Cottarelli, partiamo da una cosa che mi ha colpito molto, l'ho fatta vedere a Bersani prima, quella frase così forte di Giancarlo Giorgetti sul rischio di un blackout complessivo, elettrico. Lo vede lei questo rischio? In termini di capacità produttiva di energia? Blackout energetico, cioè non ce la facciamo più. Insomma, c'è un fatto che in realtà è positivo, questo è un problema che deriva da un fatto positivo, che c'è una ripresa molto forte in corso, più forte di quello che ci si aspettava. Questo sta mettendo pressione sulla capacità produttiva anche a livello internazionale, sul prezzo delle materie prime. Ora che si arrivi a un blackout mi sembra strano, però insomma, forse Giorgetti ha qualche informazione che io non ho. Ecco. Senta, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto che questa inflazione non è transitoria. Ha ragione, questo sarebbe proprio un cambio, come diceva prima il nostro Cremaschi, un cambio di paradigma vero e proprio. Beh, è un segnale che probabilmente la Fed intende uscire dalle politiche molto espansive che ha seguito negli ultimi anni prima di quanto si poteva prevedere. Fino a poco tempo fa. La sostanza è che fino adesso si è sempre detto che l'inflazione può essere transitoria. Perché? Perché si sta trasferendo dall'anno scorso a quest'anno della domanda. Faccio un esempio: la gente non è andata in vacanza l'anno scorso, ha risparmiato, quest'anno si fa le vacanze più lunghe, però non si possono spostare le camere vuote degli alberghi dall'anno scorso a quest'anno, questo mette pressione sulla domanda. Lo stesso ragionamento per il prezzo dei container, l'anno scorso poco commercio internazionale, si stanno ricostituendo le scorte. Allora, se questo è la causa principale dell'inflazione, questo potrebbe essere un fattore temporaneo, perché si esaurisce questa domanda che era inespressa l'anno scorso. L'altra interpretazione però è che questa inflazione è anche effetto di politiche che sono state molto espansive, deficit pubblici negli Stati Uniti del 10%, cioè, finanziati troppi soldi nel sistema? Sì, troppi soldi nel sistema. Le banche centrali, i governi hanno messo tanti soldi nel sistema per dare una spinta molto forte e forse l'hanno data troppo forte. A questo punto, se questa è la soluzione, il problema, come sembra sia suggerito da Powell, e allora l'unica soluzione è che le banche centrali comincino a fare politiche un po' meno espansive, per questo si parla di questo tapering che sarebbe anticipato. Tapering vuol dire ridurre la moneta che si stampa. Ha spiegato benissimo, ho capito un sacco di cose, ma la Trefiletti prima diceva c'è anche un rischio aumento per i mutui, lei lo vede questo rischio? Certo che c'è un aumento, un rischio. Se aumenta, se la politica monetaria diventa più restrittiva, da tassi di interesse quasi zero si comincerà ad andare a tassi di interesse più elevati. Chi ha preso prestito a tassi fissi non ha un problema, chi ha preso prestito a tassi variabili vedrà i tassi di interesse aumentare. Notizia importante.